Iniziamo un nuovo percorso che riguarda la formazione. Io credo che ormai siamo giunti al momento, vedendo quelle che sono le disfunzioni di un meccanismo, di un sistema in ambito minorile, che dobbiamo entrare nella formazione. Un nuovo colloquio nelle problematiche per quanto riguardano i minori, un incontro pertanto con l'osservatorio legislativo ecclesiastico, che ovviamente comanda e impone quello che sia la cultura e la trasposizione della cultura nell'attualità, perché questo bisogna parlare anche con l'università, perché l'università infonde cultura, dalla cultura vi è un'evoluzione, quello che sia un sistema ed anche un rientro. Io ho studiato l'aspetto evolutivo che ha avuto comunque l'Islanda, e l'Islanda ha saputo tamponare quelle che erano le problematiche dei minori, dando proprio infondendo cultura, entrando nelle problematiche. Noi con tale protocollo ci siamo uniti, ognuno ha le proprie figure di rilievo, che è quello dell'università, figura di rilievo nell'osservatorio, e creeremo, ecco, inizieremo questo anche con l'avvocatura, anche con i mediatori culturali, inizieremo un nuovo colloquio culturale in cui ognuno deve assumere la propria posizione ed ognuno deve avere il proprio ruolo. Questo è fondamentale, non bisogna più avere confusione in ambito minorile. E questo è un po' l'aspetto evolutivo di quello che sarà l'attuazione del protocollo. Questa mattina abbiamo firmato questo protocollo d'intesa anche in rappresentanza dell'Osservatorio Giuridico Regionale della CEAM, per sostenere un'iniziativa per noi ritenuta importante e significativa, che è quella della tutela dei minori, perché da un lato ci occupiamo direttamente nell'attività giudiziaria del Tribunale Ecclesiastico di queste tematiche specifiche, soprattutto per la formazione delle categorie professionali che si occupano di minori, in particolare gli assistenti sociali e gli psicologi, attraverso lo strumento delle perizie. Ecco, diamo anche noi il nostro supporto, il nostro sostegno all'iniziativa, proprio in vista di una formazione qualificata degli operatori. Innanzitutto dobbiamo dire che il ruolo sarà della D'Annunzio quale ente organizzatore, ma delegherà il tutto al corso di laurea in servizio sociale, che io rappresento quale presidente del corso di laurea. Abbiamo intenzione di organizzare un percorso di studi con tutta una serie di professionalità interne ed esterne, e in questo il corso di laurea in servizio sociale può dare una grossa mano da un punto di vista scientifico. Non a caso siamo tra i firmatari della convenzione, e poi chiameremo tutta una serie, appunto, di professionalità di volta in volta individuati tra noi firmatari del protocollo d'intesa.